Riccardo, cosa ti attirava di questo personaggio? Beh, diciamo che è un personaggio che parte con appunto quest'ombra, è accusato di omicidio e di aver ucciso il suo migliore amico, per cui è molto interessante da un punto di vista appunto interpretativo confrontarsi con un personaggio così che deve dimostrare la sua innocenza. Ecco. Questo rispetto al personaggio, ovviamente il film ha un primo livello lineare, diretto, che è quello appunto della scoperta della verità, e però all'interno del film ci sono altri livelli di analisi che sono molto interessanti, secondo me, riguardo appunto alla verità, al fatto di essere sicuri di averla ottenuta questa verità, e a tutto quel meccanismo che ruota intorno alla giustizia e che ci riguarda tutti quanti proprio, per cui il film cerca di scandagliare quelle dinamiche lì, di come si analizzano i fatti accaduti. In fondo il processo stesso è un'altra forma di messa in scena, no? Per cui diciamo c'è un collegamento diretto tra il processo e la rappresentazione e il cinema. Questo è, diciamo, l'aspetto più sofisticato che il film affronta, e lo fa con grande lucidità, secondo me. Però poi detto c'è anche l'amicizia, il tradimento, quindi il tempo, perché il film si muove avanti e dietro nel tempo, quindi riesce in qualche modo a mettere innescare dei meccanismi appunto del tempo che è passato, del rimpianto, dei rimorsi, delle cose perse, di come siamo cambiati. Qui c'è anche un aspetto epico, per cui sono d'accordo con Paolo che questo è un film che può trovare l'adesione del pubblico in sala, tanto quanto anche però attraverso altri canali, e che è un film che secondo me agli italiani può piacere molto. Edoardo, reduce del successo di Dogman, insomma, un personaggio ovviamente, ma giusto, deve essere completamente diverso, che mostra molte fragilità, debolezze. Come hai lavorato su questo ruolo, che in qualche maniera è un po' un alter ego del personaggio di Riccardo? Beh, mi stava dicendo di non dire una cosa, ma non l'avrei detta. Ma io interpreto uno dei tre amici. No, ma i finali non si devono fare. Quello che è successo a Hong Kong, di uno che è stato picchiato perché è arrivato il finale di Avengers, quello è veramente il segnale di un'epoca complessa anche per chi va al cinema. Di Avengers. Ancora peggio. I tre Avengers siamo. Sì, è un personaggio che ha una funzione un po' più di... è un amico, è uno dei tre amici appunto, che sono Alessio Boni e Riccardo. Io facevo il terzo del trio, che è un avvocato che ha sempre vissuto un po' all'ombra del padre, questo avvocatone di New York, che aveva uno studio importantissimo a New York, quindi è un po' un loser, un perdente. Perde un pochino a livello professionale, è un perdente anche in amore, perché è innamorato di una ragazza, non è ricambiato, e alla fine viene assoldato, da Riccardo, da principe, come avvocato difensore. E quindi era interessante per me, ho scelto di fargli, quando mi è stato proposto questo personaggio, perché sulla carta era scritto molto bene, la sceneggiatura è molto bella, e avevo la possibilità anche di esplorare delle corde di me che ultimamente, ecco, avevo messo un pochino da parte.